Ragazzi, non vedo l'ora di domani. Dicono che ci sia anche bel tempo. Infatti, ho avuto proprio un'idea fantastica ad organizzare un picnic all'aria aperta e ho pensato anche a dei piatti per voi. Sì, ma che piatti fai? Sono curiosa. Allora, per te una ricetta super energizzante, quindi una torta salata con uova bio, per zio bio che è super goloso, una caprese al pistacchio e per te, Revè, il tuo piatto preferito, vitello tonnato scomposto. Oh wow, non vedo l'ora. Revè, cos'hai oggi? Ti vedo un po'... È uno di quei giorni in cui mi vengono i dubbi esistenziali. Ma di che tipo? Per esempio, perché si dice che si mangia l'insalata e non si beve se è composta per il 96% d'acqua? O ancora peggio, avete mai fatto caso che l'uovo sodo e il pollo arrosto sono lo stesso alimento ma cucinato a due età diverse? Il tuo cervello fa dei salti mortali che io neanche in tutta la mia vita, guarda. Infatti domani non devi pensare a niente se non a goderti la natura e il buon cibo. Poi vedrai che l'aria di montagna ti farà benissimo. L'aria di montagna? Sì. Non dovevamo andare ai giardinetti qui dietro, quelli con gli scivoli? No. Dai, chiamiamo zio Bio così ci organizziamo per domani. Come state, miei adorati nipotini? Ciao, ciao, zio Bio. Ma perché stai shakerando due limoni come se fossero due maracas? Ma no. Sto cercando di capire quanto succo possono produrre questi limoni. E lo puoi capire così? Cioè solo scuotendoli? Ma non sono io che li scuoto, sono loro che si agitano perché soffrono il solletico. Oddio, quindi la pazzia di famiglia? Sono spacciato. Nipotino, mi sembri un po' abbacchiato. Perché non facciamo un salto in un luogo felice dove gli agrumi sono forti come Carlotta? Gustosi come Lulu? E acidi come me? Ma non perdiamo tempo! Uno, due, tre, bio! Sentite che bello il calore del sole! È proprio vero, sì! Che il sole bacia i belli! Ti prego, baciami almeno tu! Se ti conosco bene, zio Bio ci hai portato nel regno degli agrumi, la mia Sicilia, che meraviglia! Brava! E qui potrai fare la conoscenza di Sua Maestà Re Limone! E chi è la consorte? La consorte è l'arancia rossa di Sicilia GP a riposo, perché si fa vedere solo in inverno. Questa voce piena di brio appartiene alla mia amica Bio, Lorenza. Ciao zio Bio, bentornato. Ciao ragazzi, benvenuti nella nostra azienda agricola biologica. Ciao Lorenza, piacere di conoscerti. Zio Bio ci ha raccontato tanto di te e della tua famiglia, che è una storia che da generazioni profuma di frutti biologici. In realtà la nostra azienda agricola ha una lunga storia, tre generazioni che sono cresciute in un meraviglioso comune nel siracusano, Carlentini, e hanno ristrutturato un complesso rurale già esistente in un'azienda e un agriturismo ecosostenibile, dove coltiviamo prodotti in regime di biologico. È fatta di strada la piccola Clementina, così come il suo fratello Mandarino. Bravi ragazzi! Ma zio, stai parlando di frutti o di persone, no? Perché qua con te non si sa mai, eh? Sono i soprannomi che lo zio Bio dava a me e mio fratello Giuseppe, che ora vi faccio conoscere. Ciao zio Bio, ciao ragazzi. Siete arrivati al momento esatto. Stavo controllando i nostri limoni 100% biologici. Ti sta dicendo qualcosa, zio? Sta bussando. È talmente a suo agio che si è addormentato. Deve essere un luogo di pace e tranquillità questo, vero? Sì, ma è anche un luogo che conosce la tristezza. Chissà quante storie d'amore travagliate fra limoni e arance. Parla anche lui. Con le piante è proprio tuo nipote, zio Bio. In realtà è proprio il grande amore fra questi agrumi che li ha resi così forti. Dovete sapere che prima qui avevamo aranceti e non c'erano i limoni. Ma una terribile malattia che ha colpito le arance, chiamata appunto tristezza, ha attaccato la pianta e ha causato il deperimento. L'unico a resistere è l'innesto del limone sull'arancia amara. E che ruolo hanno i limoni in questa vicenda? Allora, l'arancia amara non è un frutto commestibile così com'è, ma è perfetta ad innestare proprio i limoni. E il risultato è una terra che in maniera naturale ha dato i suoi frutti grazie alla biodiversità e resistendo alla tristezza. Deve essere proprio una bella storia d'amore. A proposito di grandi amori, come sta tua moglie, zio Bio? Ah, mia moglie sta una favola, guardala qui. È sempre di buon umore. Dai, ma allora mandiamole una foto, forza. Ah, ciao! Zio, ma da quando sei allergico agli agrumi? No,
Non sono allergico, è che mi ha appena dato un bacio sul naso che mi ha fatto starnutire. È che questi aranci sono affettuosissimi. Io poi da buona siciliana adoro il profumo dei fiori degli alberi d'arancio. Eh sì, perché poco prima di questi piccoli frutti ci sono dei fiori bellissimi ed è il fiore della zagara. Dovete sapere che ha un significato molto profondo perché è associato alla purezza e anche all'amore eterno. Che terra romantica! Vorrei poter dire la stessa cosa della mia vita. Giuseppe, ma finché le arance crescano sane e bio, come fate a tenere lontani i parassiti? Utilizziamo un prodotto consentito in agricoltura biologica, che è l'olio bianco, e non immette tossine nell'ambiente, protegge il frutto da acari e da cocciniglia. Vi faccio vedere le nostre arance rosse di Sicilia GP. Sono certificate bio e la loro maturazione avviene nel mese di dicembre. Perché le coltiviamo in biologico, dovete sapere che è importante che la raccolta avvenga in un periodo preciso e che il ciclo vitale non venga in alcun modo compromesso. Inoltre le nostre arance rosse hanno un'altissima concentrazione di succo, sono ricchissime di vitamina C e antocianine, delle sostanze antiossidanti che danno il colore tipico all'arancia rossa. Ma è vero che talvolta la frutta biologica viene considerata bruttina? Il mondo del biologico ci insegna una grande lezione. La bellezza dei suoi frutti è una bellezza naturale, imperfetta, ma grandi valori e grandi qualità. Vive una vita piena perché è vissuta in totale armonia con l'uomo e l'ambiente. Sbaglio, quello che vedo è proprio un sorriso. Per Biocco, ma io percepisco dei vagiti. Qua ci sono dei bergamotti. Andiamo a trovarli. Dai zio, vuoi vedere che arrivo prima io? Per Biocco, che scatto. Ma come siete carine voi! Pio, 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 pio! Mi tornano in mente i tempi in cui vi cambiavo i pannolini, nipoti miei. Soprattutto tu, Revè, piangevi sempre con quella pelle così arrossata fin da allora. Capite perché una persona come me finisce per crescere con i turbamenti esistenziali? Ma quanto tempo hanno questi bergamotti? Abbiamo sperimentato l'impianto del bergamotto nel 2020 e siamo nei primissimi anni di produzione. E infatti queste piante sono un po' le nostre bambine. Dovete sapere che hanno un profumo inebriante e il loro olio essenziale è ricco di proprietà antisettiche e antinfiammatorie. Ma di quali attenzioni necessitano le nuove arrivate in famiglia? Le stesse che ricevono anche i limoni, gli agrumi e i nostri ortaggi. Non solo ci preoccupiamo di mantenere fertile il terreno con tecniche non invasive e naturali, ma stiamo anche molto attenti alla sostenibilità. Infatti, degli anni abbiamo ridotto lo spreco idrico grazie alla microirrigazione, ossia un tubo chiamato ala gocciolante che fa sì che la pianta riceva l'acqua in maniera gentile senza causare ristagni idrici e la proliferazione di insetti nocivi. Stare in mezzo alla natura ti sta proprio facendo bene all'animo, eh? Ma no, è che mi immagino di essere un agrume sotto il sole, goccia dopo goccia, mentre la terra mi nutre in maniera sana. Per Biove, sento delle nuove voci. Ma ancora? Ma cosa ti stanno dicendo? Vengono dalla bocca dello stomaco. Allora che ne dite di fare una veranda biologica? Oh sì! Andiamo! Questa è la parte che preferisco dei viaggi con lo zio, assaporare il gusto della natura bio. Io ogni volta in questi posti mi sento sempre piena di energia e di benessere. E tu, Revè? Ma io nella vita avrò sempre un sacco di dubbi e di tormenti, ma sicuramente uno di questi non è che mi sono innamorato del bio. Anche noi non abbiamo più dubbi. Tu sei ufficialmente l'erede di zio bio certificato al 100%. Ma cosa ti stanno dicendo? Mi stanno comunicando che è ora di biollare! Are! Io parlo bio, e tu?